Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono tempi strani, sono tempi stranissimi, ma non sono qui per lamentarmi, non sono qui per darvi aggiornamenti perché non sono titolata a farlo, ma sono qui a darvi piccole soluzioni. Quindi sia oggi che mercoledì che venerdì ci saranno degli appuntamenti speciali in cui io ho radunato tutte quelle idee particolari, diverse dal solito o magari produttive, che potete fare, potete realizzare stando a casa, quindi senza uscire. Oggi questa prima puntata è dedicata alle cose inusuali da fare a casa, quindi a tutte quelle cose che magari non vi sono venute in mente, a cui magari non si pensa, ma che possono essere un ottimo metodo sia per impiegare il proprio tempo, sia magari per imparare qualcosa di nuovo. Tutte le idee sono ovviamente anche utili, non sono uno spreco di tempo e sono secondo me anche molto divertenti. Mercoledì invece vi darò delle idee legate all'attività fisica da fare in casa con un sacco di soluzioni veramente carine, mentre venerdì parleremo di produttività, quindi di tutto quello che potete fare per ottimizzare la vostra produttività, motivarvi e trovare nuovi metodi di organizzazione. Adesso iniziamo subito con le cose inusuali da fare in casa. Prima cosa inusuale da fare a casa: provate una ricetta etnica che non avete mai fatto. Vedete gli ingredienti ovviamente che avete a casa, ma vi potete sbizzarrire, potete trovare tantissima ispirazione, ad esempio su Pinterest oppure su siti di ricette. Io vi consiglio alcune delle mie preferite, che sono la ricetta dei pastéis de nata portoghesi che trovate sul mio blog, ve la linko qui sotto, sono buonissimi, cioè è la ricetta perfetta, l'adoro. Poi l'hummus, che è una ricetta che pubblicherò tra l'altro a breve sul mio IGTV, quindi seguitemi e la troverete nei prossimi giorni. La ricetta dei samosas e infine il dal, che è una ricetta a base di lenticchie e latte di cocco tipica dell'India. La seconda cosa che vi consiglio è di fare un corso che avete sempre posticipato, un corso che può essere di qualcosa utile per il vostro lavoro, ad esempio fotografia, web design, tutto quello che può servirvi, oppure un corso semplicemente per il piacere di fare un corso. Vi consiglio in questo caso due alternative. La prima è Skillshare, se parlate inglese. Io tra l'altro ho un link sconto che vi dà 2 mesi in omaggio, quindi praticamente per 2 mesi non pagate nulla, potete fare tutti i corsi che volete di qualsiasi cosa e poi decidete o meno se proseguire oppure meno a pagamento. La cosa più bella è che la maggior parte dei corsi sono fatti da professionisti che sono più o meno famosi, magari creators o persone di spicco nel loro settore, e quindi sono corsi veramente di valore e fatti benissimo. La seconda opzione è un corso di lingue e in questo caso vi consiglio, avevo già fatto un video in passato, ma vi consiglio app come Babbel. Ma ci sono anche tantissime app gratuite, cercando sull'App Store, se cercate ad esempio Learn Japanese, Learn, non lo so, Brazilian, e tutte queste combinazioni insomma di terminologie, vedrete che troverete tantissime app. La terza cosa è un modo un po' diverso per raccogliere memorie, per raccogliere ricordi. Quello che vi consiglio è di prendere una macchina fotografica e di fotografare degli oggetti o degli angoli della vostra casa, magari anche con voi o con i vostri cari nella fotografia, se non volete proprio dedicarla soltanto alla casa e agli oggetti, perché gli oggetti parlano tantissimo di voi. Quindi, ad esempio, io quando nelle foto in cui sono bambina vedo, riconosco magari dietro di me negli scaffali o negli angoli della stanza i miei giochi, i miei oggetti, le cose che mi piacevano e che usavo tantissimo in quel momento, quelle cose raccontano di me e mi danno delle sensazioni bellissime, mi attivano dei ricordi molto più che la foto di me che sorrido. Provate a fare un racconto di questo momento della vostra vita, degli oggetti che vi raccontano in modo fotografico e poi magari potete stamparle e farne un piccolo photobook. Fate il test delle 16 personalità, io lo faccio periodicamente, ogni volta, ogni tot anni mi esce qualcosa di diverso, sempre più o meno sulla stessa, diciamo, lunghezza d'onda. Il test delle 16 personalità è un test che identifica quattro caratteristiche principali, quattro estremi, chiamiamoli così, quindi introverso, estroverso, razionale, intuitivo, eccetera, eccetera, e vi dice che tipo di personalità avete. Di solito è super accurato. Per farlo servono più o meno 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Dovete rispondere a delle domande dicendo se siete o meno d'accordo con l'affermazione che vedete scritta, e alla fine vi dice che condizioni
combinazione tra questi quattro estremi voi siete. Ci sono ovviamente tante combinazioni e ad ogni combinazione è associato un tipo di personalità con un nome e delle caratteristiche. E di solito, se avete fatto bene il test, la personalità che esce fuori veramente vi rispecchia tantissimo. Io in questo momento sono l'argomentatore. Prendete il vostro smartphone e invece di usarlo per chattare con gli amici o per giocare con qualche app o per stare sui social, usatelo in due modi completamente diversi. Il primo modo è riorganizzate le foto, quindi cancellate dall'archivio tutto quello che non vi serve, scegliete veramente solo i momenti clou, le foto più belle, le foto dei ricordi, le gallery dei viaggi magari, e cancellate tutto il resto, perché voi non avete idea di quanto spazio liberate e quanto va più veloce il vostro telefono dopo, ma soprattutto poi quanto è più facile organizzare le foto se volete stamparle o fare qualcos'altro. L'altro modo inusuale per usare il vostro smartphone è telefonare. Ecco, notifica. È telefonare effettivamente a qualcuno, quindi fare le famose quattro chiacchiere che in questo momento non è consigliato fare dal vivo, ma alzare il telefono e fare delle lunghe chiacchierate con gli amici. Mi ricordo la bellezza di fare queste telefonate infinite, sdraiata sul letto della mia stanza con le mie amiche, a ridere, a scherzare e rispolverate questa bella abitudine in questo momento. Con l'aiuto di un programma gratuito come iMovie potete prendere tutti i video che avete nel telefono e farne dei filmini. Quindi non avere più, non lo so, 50 clip sparse della stessa giornata o magari 50 clip del vostro cane o di vostro figlio o delle vostre vacanze, ma unirle tutte e fare un piccolo video. È facilissimo, basta trascinare veramente uno dopo l'altro ed eventualmente tagliare o editare o aggiungere scritte alle vostre clip ed esportarlo. Questo potete salvarlo sul vostro telefono ma anche sul vostro computer per archiviarlo insieme ai vostri ricordi. Leggete un libro classico, perché siamo tutti presi a leggere libri contemporanei, che è fantastico, io ne consiglierò anche molti a breve, e comunque c'è il mio account Boom Fiction Instagram, ve lo scrivo qua sotto, dove parlo solo di entertainment, quindi di libri e di serie. Ma rileggere un classico, io in questo momento ho in mano Il Maestro e Margherita, ma ce ne sono tantissimi, e tra l'altro vi linko i miei preferiti qui sotto, ve ne consiglio 3 o 4. È un modo bellissimo per arricchirsi di una cultura che spero non vada mai perduta, perché i classici sono classici per una ragione, tantissimi parlano al presente ad altissima voce. Faccio un esempio banalissimo perché si sente in questo momento, ma Cecità di Saramago è proprio un libro distopico su un futuro in cui c'è un'epidemia che rende tutta la popolazione cieca. E cosa succede? Le dinamiche psicologiche che si attivano, le dinamiche sociologiche che accadono, chi cerca di sopravvivere come, chi prende il potere come, soprusi, problemi, ribellioni, insomma è un libro meraviglioso e purtroppo molto attuale, ma è un classico ed è un classico per una ragione. Lo sto facendo tantissimo e lo consiglio sempre perché qualunque sia il vostro livello è un modo per svuotare la mente, fare qualcosa di manuale e rappresentare anche come ci sentiamo. Disegnate. Disegnate e prendete un foglio di carta e una matita, oppure se avete un iPad scaricate l'app Procreate, usate un pennino da iPad o un Apple Pencil se ce l'avete. E sbizzarritevi. Se volete sapere come iniziare, se volete qualche consiglio, se è una cosa che vi ispira imparare a disegnare, vi ricordo Skillshare e i 2 mesi gratuiti, ci sono tantissimi corsi di disegno, ma anche ad esempio su Pinterest o sullo stesso Instagram potete trovare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di tutorial passo passo. Controllate la lista su Empire, perché è un sito molto affidabile, ma ce ne sono tantissime altre, dei 100 film da vedere almeno una volta nella vita, i migliori film di sempre, e fate un check di quelli che avete visto e poi magari programmate delle movie night, popcorn e film per vedere quelli che vi ispirano di più tra quelli che non avete ancora visto. Informatevi su cosa succede nel mondo al di fuori del nostro piccolo orticello leggendo articoli di approfondimento sociologico e politico. Un altro modo per cercare articoli di approfondimento non banali su temi attuali è Medium, un'app dove ci sono tantissimi autori
che scrivono articoli, questi articoli vengono votati dalla community di Medium e quindi voi trovate in home page o comunque tra i consigliati gli articoli che hanno avuto più riscontro. Prendete carta e penna e scrivete una lettera a mano a una persona a cui volete bene o anche a voi stessi. È un modo per mettere nero su bianco quello che provate, anche un modo per comunicare il vostro affetto verso un'altra persona e secondo me è qualcosa di graditissimo, perché una lettera si riceve raramente e perché comunque è un oggetto che conserviamo al contrario di un messaggio su WhatsApp. Girate un film a casa, cioè lo so che suona assurdo, però secondo me è veramente divertente, specie se magari siete con dei coinquilini o magari se avete dei bambini, divertitevi a girare un piccolo corto in casa, quindi preparate uno script, decidete le battute, i personaggi, le scene e poi semplicemente col vostro smartphone girate le scene e poi montatele con l'app iMovie gratuita che vi ho detto prima e quindi può essere un modo per mettervi alla prova. Organizzate una degustazione di vino o di birra, ovviamente se siete maggiorenni potete bere eccetera eccetera, bevete responsabilmente, questo non ve lo devo neanche dire. Un'idea è ordinare ad esempio alcune birre artigianali e degustarle magari provando ad abbinarci tipo dei formaggi o non so, della pizza bianca, taralli, salumi, eccetera eccetera. E lo stesso per il vino, quindi magari prendete alcuni tipi di rosso diverso, alcuni tipi di bianco diverso, organizzate con piccoli assaggi una degustazione casalinga. Io intanto vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram come Ma che davvero e come Boom Fiction, dove parlo invece di entertainment. Anche sul mio blog macchedavvero.it trovate tantissimi consigli, ispirazioni, articoli, quindi potete fare una visita lì e vedere se c'è qualcosa che vi interessa e mi trovate anche su Facebook come Ma che davvero, ragazzi ultimamente anche su TikTok come Chiara Mkd, dove metto i miei disegni, e come Kobe Dog, Kobe.dog, che è il mio cane, quindi niente, vedete cosa fa lo stare in casa, anche TikTok. Va bene, io intanto vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video e alla prossima.